Buon pomeriggio, ben ritrovati da Zone Talks Serie B, oggi con Francesco Fontana. Ciao Maria Pia, buongiorno a tutti. Come stiamo? Tutto bene? Tutto bene, oggi che ospite abbiamo? Uno che ne ha tante da raccontare. Ne ha tante da raccontare, sicuramente ha anche qualcosa da insegnare a noi, che siamo un po' del mestiere comunicazioni, ma lui su Twitter è veramente una macchina, quindi sicuro parliamo anche di quello. Siamo con Romano Perticone, benvenuto, ciao Romano. Ciao a tutti e grazie dell'invito. Ma grazie a te Romano, sei un po'... un docente della nuova comunicazione, del prendersi poco sul serio, perché io voglio partire da qua, poi parliamo subito del Cittadella e della stagione che state affrontando, che vi vede impegnati in questa lotta a salvezza molto molto numerosa, insomma, perché la classifica è corta così. Però ti voglio chiedere, come fai, e sei un esempio in questo senso, come fai a prenderti poco sul serio in un mondo che si prende troppo sul serio, che è quello del calcio evidentemente? È una bella cosa, è un complimento. Mi prendo qualche responsabilità in più, mi espongo un po' di più alla critica degli stolti, però è una cosa che però ha anche un aspetto positivo, perché hai modo di incontrare e di entrare in contatto con un sacco di persone invece intelligenti. Questo da veterano, no? Perché lo possiamo dire che tu in Serie B, oltre ad essere appunto difensore centrale e capitano del Cittadella, hai costruito la tua carriera, quindi davvero sei uno dei veterani di questa categoria. E allora mettersi in gioco anche su un social network come Twitter, dove sostanzialmente viene premiata l'opinione, il fatto che uno si esponga, come dicevi tu, con le proprie caratteristiche, è partito da cosa? Perché noi abbiamo anche sbirciato. Come mai quel social piuttosto che altri? Maria, intanto puoi chiamarmi anche vecchio, non mi offendi. Veterano suona meglio, però nel calcio sono effettivamente un vecchietto. Il canale Twitter è nato naturalmente, nel senso che io ho Instagram, Facebook, da buon vecchio boomer, ma Twitter è venuto normalmente, nel senso che io sono iscritto dal 2014 e le mie cose le ho quasi sempre scritte nella stessa misura. Poi è chiaro che vivendo in un contesto dove mi sento a casa e dove sono più libero di esprimermi, certe cose ho avuto anche la naturalezza, la semplicità di dirle in una maniera più leggera, ecco. E voglio aggiungere che, come dicevi tu prima, è il canale corretto magari più per l'opinione che per il... sull'ostentare magari un qualcosa e questa era la parte che mi piace di più, insomma. Anche perché tu sei papà di due figli, leggevamo, cioè ti piacerebbe che ti conoscessero meglio attraverso proprio la forza delle tue opinioni, quindi sicuramente... Guarda Maria, ti dico, è come un diario, no? Perché tante emozioni, tanti ricordi, è interessante, perché poi io scherzo e rido, scrivo anche magari delle cose che a me sembrano serie, poi magari sono cazzate lo stesso, però a me ho la percezione poi di scrivere anche cose che abbiano un valore differente dal semplice scherzo. E quindi sì, magari i miei figli un domani rileggendo potranno rivivere con me questi anni, insomma. Poi ci torniamo. Brava, esatto. Dopo ci torniamo, Romano, anche perché magari vorremmo chiederti ce l'hai il telefono a portata di mano? Ovviamente sì, non accetto risposte negative, ce l'hai, certo. Ovviamente. Dopo ti chiediamo, te lo anticipo, piccolo spoiler, un tweet di fine diretta, poi ripetiamo, esatto. Ci torniamo. A tempo di lavorarci. Ma dovendo esatto. Scegliere un titolo, un tweet di questa stagione per il Cittadella, cosa twitteresti in 3, 4, massimo 5 parole? Non usiamo tutti gli spazi. Per definire che cosa? La nostra stagione del Cittadella, se vuoi anche la tua, ma partiamo dal Cittadella, perché come abbiamo detto prima, classifica cortissima, lotta per la salvezza e non solo, molto molto divertente, cioè quest'anno la Serie B è un campionato clamoroso. Non voglio fare filosofia o poesia o letteratura, però tweet più adatto è un po', si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Rende alla perfezione, che io lo sapevo che non ci deludeva, rende alla perfezione, è proprio È veramente impegnativo dal punto di vista mentale, fisico, e è entusiasmante sicuramente per chi lo guarda, anche per noi. Però sabato. Cosa devono aspettarsi i tifosi del Cittadella? Ricordiamolo, Maria Pia, partita in casa contro il Palermo. Contro il Palermo. Che tra l'altro è uscito adesso dalla zona playoff, è un punto dai
Le dicevamo della classifica corta, ma veramente ci passa dalla retrocessione al sogno playoff per quanto riguarda la Serie A, 13 punti giù di lì, no? Sì. Si devono aspettare, e ce lo dobbiamo aspettare anche noi da noi stessi, di lottare fino all'ultimo secondo. Questo è quello che si devono aspettare da noi. Romano, adesso poi avete la possibilità, avete la doppia partita in casa, quindi sì. Palermo e poi Perugia. Sono punti pesanti, eh. Cioè dovete, l'obiettivo è massimale fare 6 su 6, però a parte questo obiettivo che è scontato, quanto pesano questi punti? Perché questa doppietta in casa può rappresentare veramente la possibile svolta per voi, ve lo auguro in senso positivo, in caso di almeno 4 punti, possiamo dirlo. Cioè dovete sfruttare il fattore campo. Allora, per me la lotta sarà fino all'ultimo secondo. Non credo nelle svolte repentine. Credo che si debba lottare e fare ogni... Noi abbiamo fatto punti a Genova, al Marassi, dove non li ha fatti nessuno. Nessuno. Quindi sì, è vero, è un'opportunità, però non deve cambiare la nostra mentalità. Dobbiamo fare i punti in casa col Palermo come dobbiamo farli a Cosenza. Cioè, questa è la mentalità di una squadra che vuole salvarsi. Chiaramente, sicuramente queste due partite sono determinanti, però è un po', diciamo così, chiaro a tutti che meno partite e meno punti ci saranno a disposizione, più i punti diventeranno determinanti e importanti. C'è una cosa che abbiamo notato dal punto di vista proprio numerico e sulla quale fai la differenza. Con te in campo i gol subiti sono stati veramente pochi in questo 2023. Un gol, escluso poi la tua espulsione contro il Frosinone, rispetto ai 6 presi quando tu non sei in campo. Allora ti domandiamo, da vecchietto, perché ce l'hai servito tu come assist, che cos'è che cerchi di trasmettere di più ai tuoi compagni proprio nel reparto difensivo? Intanto vi avviso che ho posato il cellulare perché avete fatto due affermazioni che sono un po' sono scaramantico io. E quindi quello che cerco di trasmettere è un po' la mentalità, nel senso il fatto di interpretare ogni allenamento alla morte è un fattore che mi contraddistingue. Cioè sono uno molto molto applicato, molto intenso dal punto di vista mentale. Spesso anche possa risultare pesante sotto certi punti di vista. Però io credo molto in questo, credo molto nel lavoro, nell'intensità mentale, e quindi quello che vorrei che i miei compagni prendessero da me è proprio questo aspetto qua. Cioè nel momento in cui inizia l'allenamento o il fischio della partita, deve scattare qualcosa a livello di intensità mentale, di applicazione, di determinazione, che fa fare la differenza. Ma ti chiedo perché stamattina con Maria Pia stavamo studiando un po' la tua stagione, hai una media di praticamente una partita su due, insomma, 15 presenze in campionato se non sbaglio, e giochi praticamente sempre 90 minuti, a parte la partita che ha citato Maria Pia con l'espulsione. Come fai alla tua età a mantenerti a certi livelli, a certi standard fisici? Hai citato la famosa Bresaola, anche io nel mio piccolo ne so qualcosa, possiamo citare la famosissima crostata di fine pranzo, di fine cena, la pasta in bianco, insomma, alimentazione, sonno, riposo, la vita fuori dal campo. A questa età, non dico vecchio, non mi piace, comunque veterano, io resto sul veterano, come fai a gestirti? Perché comunque a quest'età, cioè a 35, 34, 36 anni non sei quello di 10 anni fa, sei impersonale, vale per tutti. Come fai, Romano, il tuo segreto per andare in campo e allenarti al meglio? Ma il primo diciamo principio che deve passare è che più invecchi più devi lavorare, non il contrario, non gestirti. Cioè io cerco, quando posso, di allenarmi forte, il più forte che posso finché ce la faccio. Questo intanto è il punto di partenza. Poi la vita fuori dal campo deve essere sicuramente una vita che con gli orari del riposo, del sonno, con l'alimentazione, è chiaro, io dopo la partita mi concedo il vino, la birra,
e la pizza, perché mi piace. Poi però faccio magari tutte le sere, la settimana, vellutate che mia moglie non sa più neanche cosa inventarsi. Quindi, anche più che verdura metterci nella vellutata. Esatto, vellutate, minestroni. E oggi a pranzo, al posto di mangiarmi un piatto di pasta ragù, cosa che avrei gradito, mi sono fatto un'insalatina alla bresaola. E la sera vai a letto alle 11. Diciamo che quando avevo 23 anni la vita era un po' differente. Era un po' differente, lo facevi sicuramente però con la stessa voglia, con la stessa fame. Allora vorrei, chiedo anche un aiutino alla regia, perché andiamo. Partito tutto il 24 maggio 94. Vediamo se ti ricorda qualcosa quella data, perché è successo qualcosa di fondamentale, probabilmente per la tua vita, oltre che per la tua carriera. Di cosa parliamo? Vediamo. Appena la regia arriva, ti facciamo una sorpresa. Stavo aspettando. Perché no, aspetta, lì. È una sorpresa. La data però ti ricorda già qualcosa, perché annuivi. Sì, assolutamente. Vediamo. Vabbè, spoiler, dai, intanto, così... Vediamo se arriva il contributo. Adesso, perché se arriva il contributo lo spiego, perché io me lo ricordo perfettamente. Vabbè, inizia. Vediamo se sicuramente è azzeccato. Quindi fai così, introduci tu quello che la regia sta preparando. Sono andato, non vado spesso, per ovvie ragioni di logistiche, a casa dei miei genitori, a pranzo, dopo una partita. E... cos'è successo? Parlando con mia madre, ho visto dei faldoni con dentro un sacco di fogli. Ho chiesto: mamma, ma cosa sono tutti questi faldoni, questi fogli? Saranno pagelle di scuola? Magari. Come? Saranno pagelle di scuola, non lo so, perché magari... Dentro ci sarà tutto, dalla scuola, però anche il calcio, anche gli articoli di giornale. E mi ha fatto questo regalo, ho tirato fuori quella che poi era la prima convocazione del Milan, dove io poi ho trascorso i successivi 10 anni del settore giovanile. È datata 94 e chiaramente rivederla a 36 anni mi ha fatto molta impressione, quel pranzo, perché abbiamo ripercorso poi come i miei genitori si sono interfacciati alla società Milan e quello che la società Milan poi ha comunicato ai miei genitori. E questa è stata una piccola lezione anche per me, neopapà. Perché raccontaci proprio, andiamo un po' nel dettaglio di questa cosa. Tu, vabbè, come tutti i calciatori ti sarai dovuto allontanare presto da casa, tu sei di Melzo originario. Sì. E la convocazione con il Milan arriva che hai 7-8 anni più o meno? Sì, 8 anni. 8 anni, ok. E i tuoi genitori come accolgono questa novità? Questa famosa lettera che... No, chiaramente io ho fatto un torneo a Melzo con la squadra del paese, dove sicuramente era un risultato interessante, erano rimaste a due chiacchiere con mio padre, poi dopo... invece hanno formalizzato l'intenzione di inserirmi nel settore giovanile del Milan e c'è stato molto entusiasmo. Stesso entusiasmo però che è stato accompagnato anche da una volontà dei miei genitori di non farmi illudere piuttosto che farmi fare comunque il mio percorso in modo, diciamo, più corretto possibile. Ecco. E il vecchio responsabile del settore giovanile del Milan, che era il signor Zagatti, che ricordo con molto volentieri, persona tutta ad un pezzo, e persona seria, ha garantito, diciamo, questo, ha dato le giuste garanzie ai miei genitori. Tu sognavi di diventare calciatore? Sognavi la Serie A? Sognavi la nazionale? No, da bambino. Che sogno avevi? No, a me piaceva giocare a calcio, non è che facessi voli pindarici o guardavo i calciatori come i miei eroi. Mi piaceva giocare a calcio. Giocavo tutto il giorno a calcio nel mio giardino con i miei amici e questo mi divertiva da matto. Bene. Hai mantenuto, cioè quella parte di divertimento, di gioia nel giocare a calcio, ce l'hai ancora quando torni in campo, ogni allenamento che fai? Sì, quando va di pari passo con una condizione fisica che mi consenta anche di divertirmi. Quando subentrano dolori, doloretti, allora lì un po' o quando dopo una partita stai male 2 giorni perché devi recuperare, lì un pochettino è più dura. Ti ha fatto la domanda che volevo fare sopra? No, io volevo, sì, sul fatto del, insomma, ne abbiamo già parlato un po' del... di come ti mantieni, però quando hai dei dolori, una cosa non mi tornava prima, perché non pari di approfondire. È vero che gli allenamenti devono essere sempre al 100%, devi dare al 100%, però magari quando si passa la soglia dei 30, per esempio,
minimo di margine, magari condiviso con ovviamente l'allenatore, lo staff tecnico, per personalizzare un po' l'allenamento. Gasperini l'ha fatto il nostro Andrea Barzagli nelle scorse settimane, disse a proposito della preparazione: quando un limone è spremuto, quindi se un giocatore vedo che non ce la fa, gli dico tranquillo, fermati, lo fai domani, non ce la fai domani, lo rifarai dopodomani. C'è un minimo di margine per poter staccare un attimo e riprendere, anche perché se questo limone è spremuto non puoi più spremerlo. No, è corretto, ma è proprio le due cose vanno di pari passo, cioè tu devi lavorare di più, nel senso che il di più già rispetto a un ragazzo di 20 anni, se fai lo stesso lavoro tu stai già facendo di più. E quindi idealmente quello che dici tu è corretto, nel senso che io faccio il massimo di quello che posso fare, che riesco a fare, chiaramente con la supervisione di uno staff, dove sono di comune accordo, vediamo se io, diciamo, riesco a svolgere tutto, però io ho vissuto gran parte della stagione riuscendo a fare tutti gli allenamenti. Quindi quello già per me è un... il fatto di non gestirsi, di non dover riposare, è quello che ti consente poi di avere delle ottime prestazioni. No, no, ma certo, ma tu sicuramente un professionista. Se riesci a fare tutto, vuol dire che la macchina sta andando nella giusta direzione. Dicevo, tu sei sicuramente un professionista eccellente, però c'è anche una componente che si chiama madre natura, che evidentemente con te è stata molto, molto, molto gentile, molto, molto benevola. Madre natura, diciamo, madre natura che ti sta aiutando, certamente, però il viaggio del calciatore, ahi voi, prima o poi dovrà terminare. Tu sei 13 agosto 86. Sì. Per quanto giocherai? Cioè, la domanda più banale del mondo, la risposta forse un pochettino. Non riterrò che non riesco più a dare un contributo reale. Cioè, quando diventi un peso, io penso che devi far da parte, cioè. Beh, per ora sei comunque un traino, nel senso che tu insieme a Crociata siete un pochino quelli che di questo Cittadella, insomma, tracciate la rotta per tenere la barca appunto direzionata verso il vostro obiettivo. No, e allora, guarda, scusami. Dimmi pure. No, che qua, guarda, c'è un gruppo di persone che è tanti anni che vive a Cittadella, quindi che hanno un grosso senso di appartenenza, che reputano Cittadella casa propria. E questo vuol dire che non sono solo io, non è solo Giovanni Crociata, non è solo Mirko Antonucci o Castrati o Frare, Branca, Pavan, cioè qui c'è tanta gente che è molto legata alla società, ed è il motivo per cui nei momenti di difficoltà spesso si è riusciti a tirare fuori qualcosa, perché il senso di appartenenza ti fa fare proprio questo. Questo sicuramente fa il salto e la differenza. Ci sono arrivate anche delle domandine. Vai, adesso vai. Comincio con una che ci ha mandato il nostro Francesco, il quale ti ricorda dei tempi del Livorno. Dice: eri già bomber con Fofò dei tempi del Livorno e adesso riscoperto dal grande pubblico. E poi ancora, è un giocatore da Serie A, peccato non abbia trovato l'occasione giusta, ma già a 20 anni giocava con l'esperienza di un veterano. In questo ti riconosci? La seconda considerazione è molto interessante. No, io avevo sempre avuto una discreta personalità, onestamente, fin da ragazzino, anche in campo, parlavo e, diciamo così, mi facevo sentire, anche coi più grandi, ho sempre avuto questo tipo di carattere. Poi sei del leone come segno zodiacale, sì. Quindi uno che comanda comunque, no? Ma non è comandare, farsi sentire, dai, comandare è una parola che... Però in difesa il tuo lavoro richiede sì, anche sì, devi far sentire, però devi anche, le idee devono anche essere corrette, non devi essere poi... parlare per correggere gli errori, per ottenerne un beneficio tu, cioè bisogna parlare per far crescere le altre persone, per far crescere la squadra. Questo poi il grande parametro poi l'intelligenza di ognuno, nel senso bisogna saper condurre, sicuramente in questo da quando avevo 20 anni a 36 sono migliorato, e la considerazione rispetto alla Serie A, io dico che invece l'opportunità ce l'ho avuto, ho fatto anche discretamente, ma io penso che poi ognuno ottenga quello che merita nella vita. Io ho dato tutto me stesso sempre nel calcio, sono orgoglioso delle mie 350 e passa presenze in Serie B, e penso che il mio valore sia stato questo.
Quindi hai anticipato un po' una delle domande che ci eravamo preparati sul fatto di avere o meno dei un certo tipo di rammarico nella tua carriera, evidentemente no. Io adesso torno, 350 presenze in Serie B, invece la tua prima in Serie A, 20 maggio 2005, qua apriamo il capitolo, diciamo, considerando anche l'età che avevi, forse più bello per l'incoscienza, per il momento forse più bello in quel momento per te, l'esordio in Serie A con il Milan di Carlo Ancelotti, stagione 2004-2005, a 5 giorni, a pochi giorni dalla finale di Istanbul contro il Liverpool. Romano, ma che giorni erano? Dai, cioè qua veramente, non dico che sia tema libero, ma quasi. Cioè, quando Ancelotti ti ha chiamato nel suo ufficio per dire guarda che giochi tu contro il Palermo, cosa ti ha detto Maldini, cosa ti ha detto Nesta? Cioè quel Milan lì era praticamente un Milan all-star. Vai, raccontaci, cioè, qua voglio che fino alle 13:20 devi parlare tu. Non vorrei deludervi, ma è molto più semplice, nel senso, è molto più inaspettata, nel senso che ci convocano per questa partita. Io avevo fatto già il ritiro precampionato con loro insieme a Marzorati parte titolare. Io, ragazzi, giuro, mai avrei pensato la sera prima, quando dormiamo in foresteria Milanello, il giorno dopo di mettere i piedi in campo a San Siro. Non ci pensavi completamente? No, l'ultima cosa che avrei mai pensato. Wow. Sul 3-1 si è girato Tassotti. Milan-Palermo, non so se l'abbiamo detto. Milan-Palermo. Sì, tra l'altro, sì, Milan-Palermo. Si è girato Tassotti, mi ha detto Romano scaldati. E lì mi è arrivato su. Però lì è talmente forte l'emozione, come quando vivi uno shock, che poi i ricordi non sono nitidi, certo. E ti fai condurre dall'emozione, non riesci a gestirla. Quindi ho questo ricordo di un San Siro bellissimo e di quell'emozione travolgente di entrare. Comunque, a me fa venire la pelle d'oca, non è che ci hai detto chissà che cosa, però è che uno si cala veramente in quel momento lì, così inaspettato, così desiderato anche, perché uno che cresce, certo, nel settore giovanile del Milan, cioè l'esordio San Siro, wow. Certo, no, infatti è proprio così. Troppa emozione anche per ricordare nitidamente cos'era successo. Rimaniamo, scusami. Ma poi che Milan. E che Milan era. E tu, quando ti allenavi a Milanello, ti giravi, avevi Dida in porta, Cafu, Nesta, Stam, Maldini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Kakà, Sheva, Inzaghi, Crespo c'era quell'anno. Insomma, la squadra più forte del mondo. Praticamente gli 11, 12 o 13 che entravano nelle rotazioni. Cioè, per un ragazzo come te era Gardaland, era Disneyland. Sì. Raccontami, chi è che non ti faceva vedere la palla in settimana? No, cosa ti devo raccontare? Che a Maldini non sono mai riuscito a guardarlo in faccia. Perché? Spiegaci. Perché ha troppo carisma, è forse una delle poche persone nel mondo del calcio che non sono mai riuscito poi a guardare. Metteva, usiamo il passaggio, secondo me lo mette ancora soggezione. Sono quelle persone che quando entrano in una stanza non puoi fare a meno che andare sono attenti. È troppo. È troppo. E poi respiravi, cioè, quella personalità, quella sicurezza in se stessi che faceva impressione veramente da vivere. E poi ragazzi straordinari, perché tra di loro erano amici. Io sono stato negli Stati Uniti con loro a fare la tournée, si respirava proprio un'aria con il mister Ancelotti, Tassotti, c'era una grande famiglia loro. È stata una grande fortuna per il Milan. Perché a parte che oltre ai giocatori era una grande famiglia dai camerieri ai magazzinieri, cioè il Milan era qualcosa di, e lo è ancora credo adesso, però io quello che ho frequentato io era una big family con campioni che erano campioni anche nella vita. Sì, questa cosa comunque ritorna ricorrente quando ci sono le storie di squadre vincenti, no? Il fatto che dal primo all'ultimo veramente vedi, un ultimo caso, il Napoli di Spalletti, dal primo all'ultimo magazziniere, cioè c'è questa coesione, questa unità di intenti che quando si respira, tu di stagioni così ne hai fatte tante, però forse quella del Trapani con Cosmi ti è rimasta un po' più impressa delle altre dal punto di vista proprio della coesione di gruppo? Sì, sicuramente Sersa è riuscito a fare qualcosa di straordinario, perché è un grande leader e quindi essendo grande leader ci ha compattato, uniti e ci ha dato quella forza e energia per fare una stagione strepitosa. E qui aggiungo, pur non vincendo ma arrivando solo in finale, che fa un po' cozza un po' con la narrazione che c'è spesso nel mondo dello sport, che chi vince è importante, invece il resto non conta, no? Conta il percorso, sembra una banalità, ma contano le emozioni che vivi durante il percorso, chi sei e cosa ti porti a casa.
noi siamo arrivati secondi, lo dico con orgoglio, abbiamo perso la finale playoff, ma cosa mi interessa? Forse ho guadagnato dei soldi in meno, ma l'emozione è la stessa, ricordo anche migliore. Bello, bello quello che hai detto. E la voglia. Ma Cosmi, cioè, ti caricava solo con la voce che aveva. Certo, abbiamo fatto colazione lunedì mattina insieme, per dirti... Come sta? Sta benino, benino, quando gli manca il campo lui impazzisce. Però ti caricava perché il discorso che faceva non era un discorso da allenatore comune, non era mai banale. Riusciva a toccare delle corde perché ha delle ottime capacità anche intellettuali, Serse, che altri allenatori non riuscivano a toccare. Ma svelaci magari qualcosa. La top 3. Io voglio, sì, la top 3 dopo la degli facciamo. Allenatori. Svelaci qualcosa, perché è interessante questa cosa. Noi lo conosciamo, Cosmi, come gli altri allenatori, magari da esterni, no? Un qualcosa che ti disse, che ti è rimasto impresso nella mente, perché hai detto, a me piace questa cosa, che non era banale, diceva delle cose intellettualmente interessanti. Un qualcosa che ti ha veramente, non dico segnato, però che te lo ricordi ancora oggi a distanza di tanti anni. Ma guarda, sono tante purtroppo, cioè per fortuna le cose che mi ha trasmesso. Mi ricordo però quando siamo qualificati ai playoff che nessuno se l'aspettava, ha fatto questa cavalcata poi nel giorno di ritorno incredibile, che la mattina dopo c'era allenamento e dal nulla mi ha, tra virgolette, aggredito, no? Tu ti rilassi, sei contento così? E questa è una cosa... Davanti a tutti, davanti al gruppo. Può essere, no, stavamo bevendo il caffè, quindi, no? Okay. Ma io gli avevo detto ciao neanche, però quella cosa me l'ha detta, secondo me, in un momento che... quell'ambiente aveva bisogno di avere quello, no? Perché è un ambiente che già viveva un sogno, tutti vivevano un sogno e c'era la paura di rilassare, cioè mi ha trasmesso, questa è una cosa banale rispetto a quelle che dice Serse, però sono anche magari più in confidenza io e lui e quindi magari non mi va neanche poi di esternarle così, però riusciva a leggerti, a capirti e a dirti la parola giusta al momento giusto. Riusciva a entrare in empatia, non con tutti, non lo fa, però aveva quella capacità di entrare in empatia, di toccarti le corde emotive corrette al momento giusto. Quando vivevo un momento così così, gli bastava una parola, non doveva farmi un grande discorso. Una parola, uno sguardo, cioè così è difficile perché per pochi allenare così, capito? Sì, dalle tue parole si percepisce, oltre che la tua personalità, che lo abbiamo detto prima, ma anche la tua sensibilità. Ti domando, perché abbiamo detto smetterò di giocare quando, insomma, mi sentirò un peso per la squadra, ma come si vede Romano Perticone nella seconda vita, quella dopo il calcio, da opinionista, da allenatore, da rimanere comunque nel mondo dello sport oppure cambiare? Cosa vedi nel tuo futuro? Stiamo facendo un appello da Zon? No, lo stai facendo tu? Noi lo accogliamo, ti accogliamo a braccia aperte. Ti piacerebbe fare l'opinionista? No, allora ti dico... mi rendo conto che il mondo della comunicazione non è un mondo, cioè è un mondo che ha degli aspetti molto positivi. Quando sono dentro un gruppo mi piace mettermi alla prova, mi piace guidare, quindi devo capire un pochettino il ruolo che poi mi piacerebbe diciamo avere nel mondo del calcio, se poi si può avere nel mondo del calcio un ruolo, perché i numeri sono un po' impietosi, nel senso tra i giocatori che smettono e i giocatori che poi riescono a essere reimpiegati nel mondo del calcio, è un numero veramente piccolo di privilegiati, diciamo. Ci sto riflettendo, Maria, ti dico la verità, sto ancora pensando, ho una mia idea, però probabilmente la comunico, deciderò nel momento corretto e quindi sono in difficoltà perché ancora non ho elaborato molto bene. Però noi crediamo che una società non se lo farebbe scappare uno come Romano Perticone davvero. No, parli, cioè noi abbiamo ogni settimana, ogni giorno abbiamo a che fare con le interviste, ed è un piacere da parte nostra. Grazie. Sentire delle frasi originali, passami il termine, che possono anche essere condivisibili o meno, quello è un altro discorso, però originali, cioè che ascolti volentieri. Quello è il fine. Infatti adesso io ti aiuto, te lo anticipo,
prima di chiudere la diretta, come ti ho detto prima, ti dico anche che domanda, cioè ti anticipo l'argomento, ti chiederemo un tweet in diretta su cosa ti piacerebbe cambiare, attenzione, nel mondo del calcio. E DAZN, tanto ci stanno ascoltando i nostri colleghi, no, ragazzi, oggi, la prendi tutta, mi spiace, l'abbiamo deciso io e Maria Fabian. Cosa ti piacerebbe cambiare nel mondo del calcio? Cosa ti piacerebbe vedere di diverso, di positivo per rendere migliore questo mondo? E poi DAZN, i nostri amici dei social, lo retweeteranno. Ok, perfetto. Anche perché siamo in chiusura, siamo quindi in chiusura. Hai 2 minuti di tempo per pensare. Ma sotto pressione, vivo la stessa pressione di quando mia moglie mi chiede la lista della spesa. Cioè, vedi che tu ti agiti. Così non riesco a esprimere. La lista della spesa, non esiste pressione, cioè la pressione numero uno al mondo è la lista della spesa della compagna, della moglie. Quando torni a casa e dimentichi qualcosa, è divorzio, separazione immediata. Tanto ragazzi, è inutile che vi viene pressione, non ce la fate. No, tanto no. Non c'è neanche con la lista, sì. Ce la fate. Quindi è clamoroso. La pressione, non, è inutile che ve la mettiate. Romano, intanto che ci pensi, così adesso voglio la risposta secca, tanto puoi anche triplare, dai, non voglio metterti in difficoltà. Mi fai i tuoi pronostici di questa clamorosa Serie B che tanti dicono la più bella e forte dopo la famosa 2006-2007 quando tu quell'anno lì giocavi all'Hellas, tra l'altro. Chi sale e chi scende? Allora, sale il Frosinone. E grazie! E qui ci dà un spoiler! Altro non posso svelarvi. Va bene. Voi vi salvate? Eh? Vi salvate? Noi lottiamo. Ok, ok. Lottiamo. Bene, bene. Come siamo messi col tweet? Male, mi hai distratto adesso. Hai ragione, dai, ti lascio qualche secondo. Noi cosa facciamo? Siamo in chiusura. Dell'intrattenimento. Siamo in chiusura. No, tra l'altro, intanto che tu appunto scrivi questo tweet, perché uno dei tweet che insomma ne abbiamo visti diversi che ci era piaciuto molto è stato quello in ricordo di Astori, no? Perché detto il 13° minuto molto bello, di Fiorentina-Milan è stato il momento più emozionante di una partita comunque bellissima. Ma tu, Davide, lo hai conosciuto, ci hai giocato insieme, insomma, a scuola Milan, poi avete fatto insieme il prestito alla Cremonese, se non sbaglio. Quindi è un giocatore che hai conosciuto, che hai vissuto. Sì, non c'è niente da aggiungere che non abbiano già detto tutti di Davide, quindi non ci sono né termini né aggettivi né ricordi sufficienti. Ho conosciuto anche e ho giocato insieme anche a Pier Mario Morosini. È brutto perché è una frase che utilizzano spesso, però delle persone che ho conosciuto nel calcio sicuramente erano nella lista dei migliori. Quello che invece farei nel calcio è un po' quello che poi faccio su Twitter, cioè avvicinare il giocatore al pubblico. Mm-hmm. Questo è un tema molto interessante. Non sarebbe male. In mezzo alla gente, anche e farci conoscere di più. Perché c'è un po' questa, una volta quando noi studiavamo i giornalisti sportivi dell'epoca, c'era molto contatto anche con i giornalisti molto più vicino, e poi si è un pochino distaccata la cosa, però mi viene in mente l'NBA negli Stati Uniti dove c'è molto più accesso, no, all'atleta. Infatti poi vi dico non cosa cambierei in senso lato, però mi piacerebbe, dato che sono uno di quelli che ha più presenza in B, che quando smetterò con questa categoria vorrei lasciare un lascito, un'iniziativa, no? Cioè mi piacerebbe che un giocatore per squadra a fine anno facesse un amichevole in un carcere con i carcerati. Bellissimo. È una cosa che ci penso da anni, non sono mai riuscito a dirla perché ho sempre detto mi faccio i fatti miei, però tu prova a immaginare, voi provate a immaginare se un giocatore per squadra a fine anno facessero un 11. Sì. Che andasse a giocare e ogni anno si cambiasse il carcere. Vedi che c'è risposto anche alla grande. Allora facciamo cosa? Tanto siamo in chiusura di diretta, siamo saluti. Fai un tweet con calma prima di andare a fare l'allenamento. Fai questo adesso tweet. Devo fare prevenzione, se no non mi muovo. No, fai prevenzione. Fai le tue cosine. Ti prendi i tuoi minuti, fai questo tweet fatto bene, DAZN lo ritwitta. Tanto poi non è che la gente sa di cosa stavamo parlando, anche perché poi ci sarà, rimanderemo alla puntata intera. Quindi fai questo tweet come d'accordi e direi che mandi un bel messaggio. Vi ringrazio io. Ma grazie a te. In bocca al lupo, Romano, è stato un piacere averti con noi. Viva il lupo. Alla ciao prossima. A tutti, grazie. Ciao Romano, ciao.
è stata una chiacchierata davvero super piacevole, l'avremmo tenuto ancora per qualche minuto, ma giustamente deve andare a allenarsi. Noi vi ricordiamo i soliti appuntamenti, i nostri social, perché domani c'è Fantaradar e poi comincia un altro turno già domani di Serie A, Serie B, per cui non potete perdervi nulla su DAZN. Grazie Maria Pia, è stato un piacere. Francesco. Alla prossima. Ciao ragazzi.